Ma buongiorno ragazzi, come state? Allora, fuori c'è un sole pazzesco, solo che ovviamente io non riesco a sfruttare questa cosa. Che forma ha questa roba? Ovviamente non riesco a sfruttare questa cosa qui, quindi dobbiamo accontentarci per forza della grotta oggi. Comunque, allora, di cosa vi voglio parlare oggi? Non so se avete mai visto o sentito parlare di un'app che da poco è arrivata anche da noi, si chiama Sweatcoin. Praticamente, a sentire anche gli altri, è un'app abbastanza semplice e funzionale, cioè ti permette di guadagnare solo camminando. Quindi, siccome tutti ne parlavano bene, ho visto anche YouTubers che comunque guadagnavano tanto, 100 dollari al giorno. Vabbè, proviamo subito, fantastica. E allora ho detto, vabbè, proviamo, la devo scaricare anch'io. E così da 4-5 giorni la sto utilizzando, però a sentire gli altri, secondo me, non lo so, si hanno delle idee un po' confuse, cioè io ho capito abbastanza bene come funziona solo una volta scaricata. Prima avevo delle idee un po' confuse. Secondo me l'idea è bella, comunque l'idea è carina, solo che secondo me ci sono delle cose che non ancora funzionano bene e ora vi dico un po' di cosa si tratta e perché vi dico questo. Allora, innanzitutto, come funziona? Funziona che voi praticamente camminando, quindi questo dovrebbe incentivare anche le persone a fare movimento, ad uscire fuori all'aria aperta, fare movimento, dovrebbe incentivare questo in base a quanto tu cammini, hai delle monete virtuali che guadagni, che tu puoi inizialmente o usare all'interno dell'app comprando delle cose che vengono proposte, oppure trasferire, diciamo così, trasformare queste monete virtuali in soldi veri. Però, ragazzi, cioè, non è così facile. Ora vi dico più o meno quello che penso e come funziona. Allora, innanzitutto, voi cosa dovete fare? Dovete scaricare quest'app che è gratuita. Camminando, portandovi sempre il telefono dietro, però. Ovviamente non è collegato magari con un orologio o qualcosa, dovete sempre avere il telefono dietro. Portando il telefono dietro, questo inizierà a contare i passi. A fine giornata vi dice quanto avete guadagnato. Voi per guadagnare di più, che dovete fare? Dovete invitare altre persone a scaricare l'app, ok? In realtà dovete farlo per forza se volete che poi questi soldi siano trasformati in soldi veri, ok? Ad esempio, io riesco ad avere 20 persone invitate tramite me. Una volta che io ho invitato queste 20 persone si sono iscritte, riesco a trasformare quello che ho guadagnato camminando in soldi veri, ok? Poi come funziona? Praticamente non è che voi, una volta che avete invitato queste 20 persone, potrete solo camminando guadagnare, cioè questo è quello che io ho capito. Dovete ogni volta che voi volete trasformare questi soldi cioè queste monete in soldi veri, ogni volta dovete far iscrivere altre 20 persone. Ovviamente può essere più utile per un influencer vero e proprio oppure per uno YouTuber che ha tante persone che lo seguono, quindi mettendo il link sotto. Perché magari questo video è visto da 50.000 persone, 50 persone scrivono adesso, 100 dopodomani, e così ogni 20 persone riesce a trasferire questi soldi. Una persona qualunque, cioè a meno che non va in giro a far iscrivere la gente forzatamente, non penso che ogni 10 giorni ha 20 persone da far iscrivere, non lo so. Comunque questa è un po' una cavolata, però anche se secondo me, anche se una persona davvero riuscisse a trovare queste 20 persone ogni volta da far iscrivere, comunque ci sono delle cose che secondo me non funzionano. Ad esempio, io vi dico che ho un orologio qui che mi conta i passi. Fino ad ora io ne ho fatti 1500, ok? 1500 passi. Nel mio telefono però sono calcolati tipo 50 passi, perché
Io ovviamente non è che vado in giro col telefono in mano continuamente. E quindi diciamo che non sono i reali passi che voi fate ogni giorno, cioè, ripeto, a meno che voi non andiate in giro con il telefono in mano tutto il tempo. Ma secondo me questo non incentiva il fatto di andare fuori a camminare, incentiva la gente a rimbambirsi ancora di più, perché devi stare sempre con questo telefono cercando di fare i passi. Cioè, ragazzi, non lo so, se ci fosse un metodo che possa in qualche modo vedere i passi reali di una persona sarebbe migliore come cosa, cioè sarebbe più attendibile. La gente, secondo me, in questo senso, anche io in questi 3-4 giorni, sono stata ancora di più attaccata al telefono perché dico, ah, ora devo andare lì, mi porto il telefono così mi conta i passi, cioè non lo so, ecco, secondo me in questi 3-4 giorni mi sono rimbambita ancora di più appresso al telefono, quindi questo secondo me è un contro, ecco, secondo me. Poi ragazzi, devo dire che se tutto il resto funzionasse, ok, c'è un fattore che a me non piace proprio, cioè la batteria, ragazzi, si scarica in un attimo. Io ora vi faccio vedere, sono al 56% di batteria. 56% di batteria ed è mezzogiorno, cioè io 2 ore fa l'ho tolto il telefono dalla carica, quindi non lo so, questa cosa ho sentito che in realtà anche altri si erano lamentati del fatto che la batteria, ecco, durasse ancora di meno. Io comunque avevo provato anche a mettere il risparmio energetico e tutte queste cose qui nell'app. Però non funziona, cioè non lo so, a parte anche il fatto che io 3 persone le ho invitate, si sono iscritte, però a me non è arrivato nulla, cioè non è arrivato, non si è aggiornata, non so, forse avrò sbagliato io, non so, ma mi dice, hai fatto iscrivere con successo 0 persone su 20, però in realtà io 3 persone le ho fatte iscrivere davanti a me. Quindi solo a me non funziona, non lo so. Comunque, ripeto, se tutto questo comunque funzionasse, cioè il fatto della batteria, cioè praticamente quest'app ti rende ancora di più schiavo del telefono di quanto tu non lo sia già. Perché, cioè se io dovessi pensare di vivere con quest'app, starei sempre nell'ottica, ok, ora mi porto il telefono dietro. Vado lì, me lo devo portare dietro, così mi conta i passi. E poi mi devo portare anche il caricatore, cercare dove caricarlo, portarmi un caricatore portatile in giro, perché mangia la batteria in una maniera incredibile. Quindi non lo so, ci sono secondo me queste 2 cose che non vanno assolutamente bene e che non so, devono essere secondo me migliorate. Ecco, però ripeto, secondo me l'idea di fondo è carina, ecco, anche se comunque devo dire che non conta tu effettivamente tutti i passi che fate perché funziona tramite il GPS, cioè ad esempio se io mi prendo il telefono e faccio così, cioè quello lì conta i passi perché si muove, però poi quei passi vengono comunque tolti, ok? Non vengono monetizzati quei passi. Quindi effettivamente funziona solo se il GPS rileva, avete capito più o meno come funziona, se rileva questo movimento, cioè se io da qui vado a letto mi conta 2 passi, ma magari poi me li toglie perché il letto è qui dietro. Quindi effettivamente solo se ci sono delle camminate lunghe fatte all'aperto e questa cosa davvero magari potrebbe essere utile, anche se in realtà magari se una persona va a correre o va a camminare, a volte non si vuole portare il telefono dietro. Io vado sempre 3-4 volte a camminare, di mattina mi faccio una mezz'ora, mi piace tantissimo, però a volte capita che io il telefono, insomma, non me lo porto, non voglio avere 20.000 cose dietro. E poi, vi ripeto, la batteria si scarica in un attimo e quindi non lo so, a me questa cosa non piace, cioè magari molte persone scrivono sotto scaricate da qui, in modo che loro possano poi prendere i soldi, anche se comunque è poco, ecco. I guadagni effettivi sono, allora praticamente 1.000 passi sono 0,95 Bitcoin, ok?
Quindi 1.000 passi, un po' meno di uno sweat coin praticamente. Io al giorno ne faccio 10.000 passi, però che quindi effettivamente corrisponderebbero a 9, circa 9, diciamo così. Matematica avevo 3, non lo so, circa 9 sweet coin, però sono sempre non più di 5 al giorno che ne puoi guadagnare. Quindi, ragazzi, non lo so, per me, almeno per come è stato progettato adesso, quest'app non mi piace, ecco. Quindi la toglierò presto, però se volete scaricarla e provarla, ecco, fatelo pure. Comunque, niente, ragazzi, non lo so. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, spero che vi sia stato utile, tutti ne parlavano, volevo dire la mia al riguardo e a breve la toglierò, vi dico la verità, a breve la tolgo perché sono 3 giorni che carico il telefono 3 volte al giorno. In realtà già la batteria di questi telefoni di nuova generazione, di nu ormai non troppo nuova, però questi telefoni di oggi già si scaricano in un secondo e ci manca solo quest'app che in 2 ore mi toglie tutta la carica. No, assolutamente no, non mi piace. E magari se un giorno, ecco, miglioreranno alcune cose, lo scaricherò di nuovo e vedremo come va. Per ora non è che mi faccia impazzire. Niente, vi ho detto la mia, fatemi sapere voi cosa ne pensate giù. E niente, questo era tutto per oggi e ci vediamo alla prossima. Magari nella prossima ci sarà quella bella sorpresa di cui vi parlavo. Vediamo, vediamo. Ah, comunque volevo dirvi l'ultima cosa. Praticamente ho provato questa maschera qui, la Hair Food Banana, che ha profumato anche la scatola per quanto è buona e profumosa. Vi dico che utilizzata come maschera mi piace tantissimo, però poi farò un video a parte in cui la proverò anche come styling e tutto il resto. Poi vi farò un bel video a parte. Quindi niente, ragazze, questo è quello che io che penso. E ci vediamo presto, insomma, nel prossimo video. Ciao!